due aspetti vorrei sottolineare. Un primo, mi sento di esprimere l'assoluta insoddisfazione per le condizioni in cui lavora il personale del 118 e anche per i mezzi, che sono pochi. Ieri non so se corrisponde al vero, ma si parla di una ragazza che sia morta a San Giorgio a Cremano perché l'ambulanza è arrivata con un'ora di ritardo. Quindi c'è un tema che attiene a chi è responsabile della salute, che non può mettere in condizioni il personale di essere poco, i mezzi che hanno difficoltà ad arrivare e che non so se sono male organizzati o sono pochi. Io credo che sono molto pochi, questa è la mia considerazione. Quindi innanzitutto il 118, che è uno dei principali servizi per garantire la salute dei cittadini, non è in condizioni adeguate rispetto al numero di abitanti dell'area metropolitana. Napoli ha 1 milione di residenti formali, ne ha 3 milioni in questi giorni. Noi abbiamo un numero sufficiente di ambulanze? No. E questo crea una forte esasperazione. E quindi la seconda considerazione che voglio fare è garantire le condizioni di sicurezza ai pazienti, ovviamente che stanno pure dentro alle ambulanze e nei pronti soccorso, ai medici, agli infermieri, e non può accadere che in un pronto soccorso, in un'ambulanza, qualcuno, oltre a dover garantire la salvezza della vita delle persone, si debba preoccupare di non essere aggredito. Io ho portato questa questione in Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica più volte, ci sono delle misure che sono state adottate, l'ultima che ricordo, di pronto soccorso sono stati inseriti nel sistema di vigilanza radiocollegata, cioè le pattuglie di polizia vanno saltuariamente nei pronti soccorso, probabilmente non è sufficiente, quindi c'è un tema di vigilanza privata da parte degli ospedali, delle ASL, della regione, che va maggiormente predisposta, e anche le forze di polizia, soprattutto in alcuni luoghi, devono evidentemente garantire ancora maggiormente la sicurezza. E poi per i 118 c'è un tema di metterli in condizioni, come dire, di lavorare in condizioni di tranquillità. Sicuramente non stiamo in guerra, ecco, questo mi sentirei di dirlo, perché se certe volte poi si amplificano un po' troppo alcune cose, non sempre si raggiunge l'obiettivo migliore a cui tutti vogliamo propendere. Io chiudo su questo però, l'osservatorio sulla salute della città di Napoli che abbiamo costituito e la consulta popolare sulla salute che abbiamo costituito, uno dei primi punti che hanno messo all'ordine del giorno è l'assoluta ineguatezza in termini di risorse materiali e umane del servizio del 118 della nostra città. Quindi io questo lo considero un'assoluta vergogna per chi invece dovrebbe garantire la salute ai cittadini. Io trovo indecente e inaccettabile, se corrisponde al vero, ma sappiamo che alcune di queste cose corrispondono al vero, che un'ambulanza arrivi dopo un'ora per salvare la vita di una persona. Questa è una cosa sinceramente che da sindaco di Napoli non la posso proprio nemmeno ascoltare, è una cosa indegna. Quindi io, da quello che vedo, purtroppo il servizio non è adeguato rispetto alle esigenze della nostra città. Quindi adeguatezza del servizio, miglioramento del servizio, solidarietà agli operatori e garanzia di sicurezza a chi opera e ai pazienti.